bruciano ancora per voi i Suburban Grill. Ciao a tutti e bentornati a Grigliate Urbane. Noi siamo i Suburban Grill, Michela e Massimo. Sperimentiamo ricette della tradizione con tecnica di cucina al barbecue. E usiamo sempre i carboni naturali di antiche carbonaie perché hanno un alto potere calorifico e una lunga durata. Continuate a seguirci sui nostri canali social, YouTube e Instagram, cliccando su Suburban Grill. E inoltre vi ricordo il nostro sito www.grigliateurbane.com. Siete curiosi di sapere cosa sperimentiamo oggi? Allora mettetevi comodi e buona visione! Oggi prepariamo la carne di capra nel Dutch Oven. BB Cooking ha creato 4 nuovi fantastici rub in una special edition e noi come sempre siamo pronti a sperimentarli per voi, ovviamente sempre insieme al nostro partner Antiche Carbonaie. La carne di capra ha un sapore molto intenso ed è molto magra. Per essere gustata al meglio necessita di essere cucinata con spezie che ne esaltino il sapore. È cucinata a bassa temperatura per molto tempo, insieme ad ingredienti dal sapore incisivo come la cipolla. Per cui ne tritiamo una rossa intera e la inseriamo nel nostro Dutch Oven, insieme a un filo di olio extravergine d'oliva e del buon vino bianco. Nel frattempo prepariamo la brace con i carboni naturali di antiche carbonaie. Utilizzando una ciminiera sono pronti in 15 minuti. Sulla brace ardente possiamo quindi posizionare la nostra Dutch Oven. E far soffriggere il trito che abbiamo preparato. A questo punto mariniamo la carne di capra tagliata a pezzettoni. Passiamo un filo d'olio e poi cospargiamo col Wild Rub di BB Cooking. Un fantastico rub dalla grana grossolana, creato appositamente per la carne di cacciagione o dal sapore molto intenso. È un rub totalmente rosa grazie al suo ingrediente principale, la ciliegia in polvere, che insieme al sapore aspro del lampone riesce a smorzare i toni decisi della selvaggina. Quindi inseriamo i pezzi di carne nella Dutch Oven e lasciamo che si cuocia lentamente, eventualmente aggiungendo vino o acqua. Chiudiamo il coperchio in ghisa per avere una cottura più omogenea. Ogni 10 minuti controlliamo e rigiriamo i pezzi di carne. Quando sono completamente dorati possiamo rimuovere la Dutch Oven dalla brace. Si sente un profumo intenso e speziato, con sentori di frutti di bosco e morbidezza del burro in polvere delle Alpi Svizzere. Consigliamo di gustare questa carne ancora bollente, per apprezzare tutte le sfumature di gusto che racchiude. E buon appetito dai Suburban Grill! E per questa ricetta abbiamo utilizzato 0,5 kg di carne di capra, olio extravergine di oliva, vino bianco e Wild Rub di BB Cooking.